sono delle sedi, le dico: Ancona, Brindisi, Salerno, Milano, Pisa, Padova, Messina, Andria Barletta, Palermo, Viareggio, Bergamo, Cascina, Rimini, Pontedera, San Miniato, Sesto San Giovanni, Roma, che dovrebbero riportare la scheda sulle informazioni, sempre per aggiornare il sito, ecco. Riportarla anche sul fatto di sul sito va tutto bene, insomma, ecco. Però sarebbe. Cioè, adesso c'è il compagno Wagner dell'occupazione appunto 26 per 1 dell'ex alità di lì al Sesto, e poi dopo c'è Massimo Pasquino, segretario di Roma. Allora, grazie a tutti, prima di tutto grazie all'Unione Inquilini di avermi invitato qui, anche se io non faccio parte dell'Unione Inquilini, io rappresento un'associazione di volontariato, una onlus un po' anomala ma sempre onlus, che si chiama Crociata alla Riscossa. Noi sono 10 anni circa che combattiamo per il diritto a esistere più che il diritto alla casa. Lo scorso fine anno è nata l'idea di far partire un'iniziativa che abbiamo denominato Aldo Dice 26 per 1, in collaborazione a altre realtà come Unione Inquilini di Milano, come il Comitato Diritto alla Casa. Abbiamo deciso di liberare gli stabili dismessi ex industriali in una zona come quella di Sesto San Giovanni, che ormai, come è la maggior parte del reale urbano a livello nazionale, è diventata una città dormitorio. Ormai le aziende delocalizzano o chiudono, e quindi milioni di metri cubi di cemento restano totalmente inutilizzati, milioni di metri cubi di cemento in mano o agli speculatori, se sono privati, o di proprietà governativa anche, come lo stabile che abbiamo occupato ultimamente, vengono lasciati totalmente all'abbandono in preda ai ladri di rame, che su 12 stabili circa che abbiamo visitato nel raggio di 1 chilometro da dove siamo adesso, hanno fatto disastri, e dire disastri è poco, hanno reso alcuni stabili totalmente irrecuperabili, cioè anche con tutta la buona volontà che uno ci può mettere, conviene buttarli giù piuttosto che. Quindi abbiamo recuperato una possibilità legata allo stabile Alitalia, che è quello dove portiamo avanti il progetto del residence sociale. È uno stabile diviso in due, di proprietà del Ministero delle Finanze, perché non è della parte buona di Alitalia che è stata venduta e scorporata da Berlusconi, venduta agli amici. Fa parte del bubbone marcio con 28.000 creditori, ancora di proprietà del Ministero delle Finanze, quindi di proprietà dello Stato. Lo stabile è diviso in due tronconi, uno di 4.500 metri quadri, l'altro di 1.500, tutti uffici perfetti, cioè lo stabile è veramente in condizioni più che eccellenti. Era stato attaccato dai ladri di rame, ma siamo intervenuti prima che riuscissero a distruggerlo totalmente, non hanno provocato grossi danni, li abbiamo già recuperati tutti. Siamo partiti con i primi 4.500 metri cercando di sviluppare un progetto insieme, in collaborazione con realtà che lottano per il diritto all'abitare, che è Unione Inquilini e Comitato Diritto alla Casa. Abbiamo deciso di far partire un progetto legato al percorso a unire quell'anello mancante alla catena, che è quello del passaggio casa a casa, che ormai in comuni come Milano è un utopico, nel senso che le famiglie, nel momento in cui vengono sfrattate, oggi passano alcuni mesi in cui queste famiglie per la maggior parte vengono totalmente abbandonate a se stesse, vengono lasciate in strada, famiglie intere che vengono sfrattate per morosità incolpevole, e non gli si riconosce una sistemazione idonea nel periodo transitorio in cui fanno tutto il percorso per l'accesso all'alloggio popolare. Quindi
abbiamo, tramite questa struttura che era perfetta per poter far partire un progetto del genere, perché non sono uffici singoli, ma stiamo parlando di bi e trilocali, quindi la possibilità di accogliere famiglie intere. Il 28 di marzo abbiamo occupato, l'abbiamo riempito in pochissimo tempo, e a fine giugno, primi di luglio, abbiamo fatto partire l'operazione Paguro, l'abbiamo chiamata così perché Paguro normalmente molla il guscio piccolo per andare in quello più grande. Il Paguro è un occupante, quindi. E abbiamo occupato l'altra parte, disabitata, quindi facendo le porte nelle pareti, abbiamo occupato l'altra parte, siamo arrivati a 6.000 metri quadri, ospitiamo 54 nuclei familiari, da singoli fino, abbiamo provato a ospitare famiglie con 5 figli. Siamo 93 a ieri sera, 93 abitanti, il tutto viene governato, nel senso viene reso possibile grazie a 12 senza tetto che nella loro inutilità gestiscono tutto. E all'interno stiamo sviluppando diverse progettualità, una di queste riguarda i minori migranti che, come avrete letto sui giornali nelle settimane scorse, vengono lasciati dal Comune di Milano a dormire su un cartone stazione centrale, non gli abbiamo dato la possibilità, tramite dei ragazzi che se ne sono occupati, di avere un tetto fino al momento in cui vengono ospitati in comunità. Portiamo avanti un percorso di alfabetizzazione. È possibile, per come la pensiamo noi, io parlo a nome del Crociato della Riscossa, portare avanti un progetto così senza contributi. Noi ce la stiamo facendo da 6 mesi e abbiamo deciso invece affidarci alle feste piuttosto che a cose più impegnative e rumorose che potrebbero disturbare il vicinato, perché siamo in una zona abbastanza abitata, quindi porteremo casino e quindi metteremo in pericolo l'occupazione, abbiamo deciso di autotassare ogni camera, ogni stanza, quindi ogni nucleo all'interno del progetto paga un contributo settimanale di 10 euro e con quei 10 euro pro nucleo noi riusciamo a portare avanti in completa autonomia il progetto per intero. Stiamo finendo di sistemare l'immobile, nel senso che non era abitativo, era uso ufficio, quindi ci sono delle docce da mettere, mettiamo le cucine in condivisione, i piani, tutte cose che mancavano le stiamo mettendo noi e le stiamo acquistando con l'esubero dell'autotassazione, quindi possiamo dire che dopo 6 mesi siamo in completa autonomia. Il progetto non finisce qui, perché comunque Aldo dice 26 per 1 non finisce qui, abbiamo intenzione di prendere in gestione proprio anche legalmente altri stabili al totale abbandono. Non mancano a Milano, non mancano in Italia, viviamo in un paese con più case che abitanti e non ha senso che la gente, specie adesso che arriva il freddo, rischi la vita per stare sulla strada. Spero di aver elencato tutto. Vai. Il comune ha reagito con un silenzio assenso, i comuni, perché non stiamo parlando soltanto di quello di Sesto San Giovanni, noi siamo a 500 metri effettivi dal confine con Milano e per il 95% degli inquilini si tratta del comune di Milano più che del comune di Sesto San Giovanni e c'è un silenzio assenso, nel senso che ci lasciano fare. Ieri sera abbiamo visto il sindaco di Sesto venire a mangiare in un ristorante proprio dietro noi, quindi ci tengono d'occhio, però
ci lasciano fare finché noi stiamo nel nostro, loro stanno nel suo, perché comunque fondamentalmente portiamo un servizio totalmente gratuito che il comune di Sesto San Giovanni paga fino a 900 euro a persona per l'ospitalità in strutture della Caritas piuttosto che in strutture convenzionate. Il comune di Milano per mettere gente in comunità spende qualcosa come 140 euro al giorno a testa. In una comunità ignobile come quella di Asti, dividendo i nuclei familiari, cioè facendo cose, però spendono anche una follia. Noi fondamentalmente stiamo dando un servizio che prima di tutto mantiene uniti i nuclei e poi non costa nulla a nessuno, se non a noi stessi che ci autotassiamo con le camere. La proprietà di chi è? La proprietà è del Ministero delle Finanze, all'Italia con cui siamo in trattativa. Noi puntiamo a non puntiamo a portarlo molto in là il progetto, perché a noi serve un anno di tempo per sviluppare il progetto del residence sociale, poter dimostrare che si può fare e poi presentarci fra un anno al governo con una legge di iniziativa popolare che verrà portata avanti sicuramente in primo luogo dal Movimento 5 Stelle, poi c'è qualche altro partito che comincia a affacciarsi, perché anche il Consiglio regionale è passato un ordine del giorno a maggioranza, tranne il PD, che tutela il progetto, il progetto del residence sociale. Quindi, come? Dico l'altro partito, il Fender. No, beh, a dirti la verità, anche la Lega ha votato a favore del Consiglio regionale, quindi cioè, solo il PD non ha votato a favore, però è uscito a maggioranza con tutto il resto. Quindi penso di aver finito, vi aspettiamo il 9, il 10, quando volete. Non solamente bisogna. Ok, certo, grazie.